Alla Pinetina Beach Village di Ostia il secondo torneo internazionale di beach tennis. 118 giocatori partecipanti. A vincere la finale maschile è stata un po' a sorpresa la coppia Luca Brasini-Andrea Reginato, che ha superato in due set Marco Gravini e Ricky Manenti. Nel torneo femminile invece primo posto, come da pronostico, per Giulia Renzi e Irene Mariotti, che hanno sconfitto nell'ultimo atto Maddalena Cini e Giulia Deiana. Semifinale forse la partita più tosta, perché eravamo lì per perderla proprio. Però dai, non abbiamo mai mollato, poi finale dai, una partita, a parte il primo set, forse perché eravamo un po' in difficoltà all'inizio, però dai, andata bene, sono contenta molto. Io e Giulia siamo conosciute in questi campi quando eravamo più piccole, durante gli under 12-14, abbiamo fatto insieme le nazionali con il team dell'Italia, ci siamo conosciute meglio lì e ora siamo grandi amiche. Come nasce la passione per questo sport? Dopo il tennis sono passata alla pallavolo e poi, visto che vedevo sempre i miei genitori giocare al mare a questo sport, ho detto dai, proviamo. Ho anch'io sempre fatto tennis, ho smesso 2 anni fa perché conciliare entrambi gli sport a livelli alti mi risultava difficile, e anch'io ho iniziato vedendo tutti i miei amici e mio padre giocare nelle coste toscane e da lì mi sono subito appassionata. Intanto il numero dei giocatori di beach tennis aumenta sempre di più. Abbiamo una crescita importante nel Lazio che si aggira quasi intorno a un 30% rispetto agli anni precedenti. Accogliamo a braccia aperte le nuove leve. Abbiamo organizzato un raduno under con una partecipazione importante che si aggirava intorno ai 50 bambini, dagli under 12 agli under 18. Abbiamo avuto portoghesi, francesi, inglesi, un giapponese anche. Quindi è stato comunque un evento molto importante, la seconda edizione. Numeri maggiori rispetto a quello dell'anno scorso, 5 giorni di competizione. Abbiamo preso un po' tutte le categorie di gioco del beach tennis, partendo dai professionisti per questo BT50. Abbiamo fatto un torneo nazionale con un montepremi di 1000 euro e abbiamo avuto 40 coppie di un doppio maschile, che sono numeri che non si vedevano da qualche anno.